Nella serata di ieri a Belpasso è deceduto un uomo di 60 anni, Vincenzo Bumbica, a causa, sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni dell'esalazione di monossido di carbonio emessa da un generatore di energia elettrica a benzina. L'uomo, venditore ambulante, è stato trovato già morto nel divano della cucina intorno alle 22 di ieri sera, all'interno dell'abitazione dove risiede da un anno con la moglie, in contrada Pracchio, periferia del centro cittadino di Belpasso. La donna intossicata, anche lei, è stata ricoverata all'ospedale di Paternò, ma non si trova in pericolo di vita. A lanciare l'allarme è stata la figlia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Paternò, il personale del 118 e il medico legale che ha constatato il decesso del sessantenne. L'abitazione, priva di energia elettrica, è stata posta sotto sequestro dai militari dell'arma che hanno avviato le indagini per tutti gli accertamenti del caso.